È arrivato il momento di montare tutta sta roba qua. Io credo nel santone dello sfago. Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati al video dove vi spiego come vado a sistemare il set delle macro, che è esattamente lì. Parto col dirvi che qui c'è lo Stream Deck, vedete qui c'è scritto macro, se io spingo questo, la di dietro si illumina tutta quella roba lì, vedete? Adesso andiamo a farvi vedere com'è la situazione. Allora, qui già potete vedere un braccetto che è diverso, con una delle luci Elgato nuova, che avevo cambiato per fare un test, poi ho detto, va bene, allora, siccome il video lo voglio fare, questo lo teniamo qui, ma tutto il resto lo faccio vedere in un video, di modo che anche voi possiate essere partecipi di quello che succede. Vabbè, io qui ho la mia telecamera, Neumann U87 Nero Super Power, P48 Sennheiser allucinante, lì c'è la mia scheda audio che mi serve per catturare questo e questo segnale. Qui abbiamo la prima luce da cambiare, lì abbiamo la seconda, queste qui sono delle alogene da 800 watt l'una, d'estate fanno un caldo micidiale, e qui abbiamo questa lampada vecchissima comprata su Amazon che non sta neanche più in piedi, vedete che la devo tenere addirittura appoggiata qua. Ok, quindi quello che io andrò a fare adesso è smontare tutta sta roba e rimontare, ovviamente ragazzi, le cose che vedete qua. Cominciamo con l'aprire i cavalletti e sistemarli. Allora, questo ovviamente va tirato fuori, sono carini ragazzi questi cavalletti della Neewer, io ne ho già. Allora, questo qui lo devo tenere il meno aperto possibile perché lì c'è poco posto, quindi così già mi va più che bene e lo serro. Mi tiro su sto pezzo, dovrebbe venire su anche questo, ma le zanche streghe che qui è. Ecco qua ragazzi, è arrivato. Allora, sfruttiamo il più possibile questo, ok? Così è un pochino più grosso. Il primo è aperto, andiamo a fare anche il secondo, che è questo qua. Anche questo qui aperto il meno possibile, perché questo qui praticamente tocca a terra quando toccano anche i piedini. Questo sfiora in realtà, perché non ho tanto posto, questo purtroppo è il problema qui dentro. Alziamo tutto questo, perfetto. Allora adesso chiudo anche qua in alto e chiudo anche qua in alto. Vedete, come tutti i cavalletti fotografici, qui hanno il filettino, ok? Ma io questo filettino non lo andrò ad utilizzare perché questi qui mi serve poterli tenere inclinati. Quindi questo lo vado a riavvitare totalmente e inizio ad aprire questi. Come vi ho detto ragazzi, questi snodi manfrotto costano più di tutto il cavalletto perché sono il pezzo più importante di tutti. Allora, in più dentro ci sono questi qui, vedete? Questi vi danno due tipi di filetti, vi danno sia il filetto grosso che il filetto piccolo. A me serve il filetto piccolo perché è quello che si andrà a incastrare nel forellino filettato delle luci. Quindi questo va qua in alto e va stretto in questa maniera, ok? E questo qui è quello che va attaccato praticamente qui. Poi nessuno vi vieta... Un attimo, vedete? Questo qua va montato qui così, nessuno vi vieta anche di usarlo in un'altra maniera. Questa qui ragazzi è la parte che si andrà ad inclinare. Allora, siccome mi sta sul cavolo sta cosa qui, io lo monterò al contrario. Quindi questo qui, perché allora qui vedete che c'è un foro antefatto, qui c'è un foro. Questo qui serve per l'asta degli ombrelli che vanno davanti alle luci, a me non servono. Quindi questo qui ho intenzione quasi quasi di andarlo a montare al contrario, ma no dai, lo teniamo così che se ne frega. Allora, un attimo che mi abbasso questo così lo riuscite a vedere meglio. Vedete, così è il mio cavalletto, poi lo alzerò e lo abbasserò in relazione a quello che mi serve. Ora monto l'altro su questo, andate a stringere di nuovo con questa parte qua, questa qui, perché è la parte più importante, perché lui deve sopportare ovviamente tutto il peso della luce che gli andrò a montare sopra. Questo ovviamente si può anche, vedete, si può anche muovere in questa direzione. Ora andiamo ad aprire
le luci dell'Elgato. Queste qui, ragazzi, sono tanto famose, non hanno bisogno di presentazioni, sono veramente dei pannelli LED che per quello che costano sono ottimi. Non è che costino poco, ma se tenete conto che i lupo LED che io uso nel set lì mi costano 800 euro a pannello, questi costano poco. Tiriamo fuori. Abbiamo qui il pannello LED. Vedete? Questo qui è il nostro pannello LED che io devo montare esattamente lì sopra. Vedete che è il filetto? Questo filetto qui va perfettamente dentro al filetto di questo, ok? Lo posiziono e adesso inizio a stringere. Quindi qui abbiamo il primo pannello correttamente assemblato, ok? Quando fate queste cose, ovviamente attenti che il peso deve capitare dove c'è anche la gamba in avanti, altrimenti dovete prendere i sacchi di sabbia apposta per tenere sul cavalletto qualora il peso andasse a sbilanciare tutto. All'interno vi danno anche già il suo braccio da attaccare alla scrivania. Io non l'andrò a utilizzare perché non ho posto, quindi questo lo teniamo qui come bonus. Poi ovviamente, ragazzi, mi preparo la scatolina con le prese. Ah, vedo che hanno messo, vedete, i passacavi come accessorio aggiuntivo, interessante. E qui, come in tutti i sistemi Elgato, vedete, avete tutte le prese con tutti gli adattatori e voi andate a scegliere quella che è per il vostro paese. Io ovviamente devo andare a mettere questa e così è incastrata. Questo qui sarà il filo che ci alimenterà la lampada. E adesso andiamo a fare la stessa cosa per l'altra luce. Ah, cosa interessante, ragazzi, hanno LED Osram dentro i pannelli dell'Elgato. Io qui sopra ho due neon Osram tarati 5500 Kelvin per avere il punto di bianco esattamente uguale da tutte le parti. Le luci Osram io le apprezzo sempre. Quindi, ragazzi, vi ho attaccato tutte le luci di modo che avete più idea. Adesso devo smontare quella, quella e per ultima andrò a fare questa qua di dietro, la piccolina. Allora, intanto bisogna spostare il bidone, spostare questo, spostare un attimo questo e capire dove va a finire sto cavo qua. Ok, questo è il cavo che mi serve a me, che è esattamente questo, e lo togliamo. L'altro sarà sicuramente questo e lo togliamo. Questa parcheggiamo un attimo qui. Madonna, ragazzi, che delirio. Quindi la prima, ragazzi, è andata, luci da cantiere spaventose, queste una volta andavano via come il pane. Adesso la seconda ha anche la telecamera vicino. Vedete quella lì, mi perdonerete il flicker della televisione, ma è quella lì. Qua la situazione è delicata, molto delicata. Tiriamo prima il cavo, che è girato come la merda. No, questo non è, questo qui è quello della telecamera, cazzo. Questo qui è l'HDMI. Allora, eccolo, dov'è? Tiriamo prima il cavo. Che è questo. Sta luce era qui da quando è iniziato tutto, eh. Sono anni che sta luce è qua e non si sposta. Mio Dio, va bene, adesso è da togliere. Piano, 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 piano. Qui c'è un cavo nel mezzo. Piano, 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 piano. Piano. Un errore qui, ragazzi, mi può costare fatale. Fatale con tutta l'attrezzatura che c'è qua. Fatale, 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 fatale. Ce l'ho fatta. È praticamente la partita Shanghai più costosa e difficile che io abbia mai fatto nella mia vita. Quindi questa è andata. Comunque onore alle luci, perché fino adesso hanno fatto un lavoro spettacolare, ragazzi. Vedete qui com'è diventata rispetto a prima, non ci sono più le due luci. Insomma, è tutto bello più vuoto di prima, eh. Adesso quello che faccio è prendere una di queste qui come esempio e inclinare più o meno uno di questi qua. Vedete, alla stessa altezza. Quindi questo deve venire un pochino più su. Siamo più o meno qua.
ok? Così mi può andare bene. Quindi ragazzi, adesso per facilitarmi il lavoro li monto ovviamente senza la lampada, senza il LED qua, e speriamo di non far troppo casino. Partiamo dal più facile, che è quella. Incredibilmente il più facile era quello da quest'altra parte, perché lì faccio fatica a starci col cavalletto e mi devo spostare leggermente in qua. Intanto tiro anche indietro il tavolo per togliere questa. Ok, bisogna capire dove è attaccata. E anche questa via. Guardate che aveva anche la lente lì dietro questa. A questo punto arriva una parte un po' difficile, che è quella di preparare questo e andare ad attaccare questo qui di dietro. Montare quello è stato più facile del previsto. Adesso si stacca questo dal di qua e si può andare ad inserire questo qui. Ora prendo questa e la vado a montare su quello. Prima però gli devo cambiare il pezzettino in alto perché il filetto è troppo lungo. Vedete la differenza dei due filetti? Questo qui è lunghissimo, questo qui invece è a misura. Ora lì bisogna montare anche il filo, che sarà la cosa più facile da fare. E il filo ovviamente l'ho fatto passare nel passacavo del mount per il microfono. La prima luce è andata, adesso vediamo di fare anche tutto il resto. E questo qui ragazzi è il set come risulta. Adesso è stato un lavoraccio, ma ne è valsa la pena. I cavalletti alla fine ho tenuto quelli perché mi salvano dello spazio, perché sono più stretti degli altri alla base. Fondamentalmente funziona anche tutto con lo Stream Deck. Vedete, da Stream Deck qui c'è il pulsante macro. Adesso stacco e adesso attacco. Allora, siccome sto rieditando tutto, vi do un ulteriore aggiornamento su sto set che purtroppo ultimamente non lo uso più. Vabbè, lì c'è sempre la telecamera e tutto, però rispetto a quello che potevate vedere da prima, vedete che adesso queste qui sono attaccate così perché ho trovato il modo. Anche quella di là, lì c'è l'altra luce, quella che avevo montato prima, poi c'è quella davanti e sotto. Adesso sono tutte a posto anche le prese, perché ci ho messo il ciabattone nuovo micidiale. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato il video. Mi dispiace non essere riuscito a farvi vedere tutto, ma era già un delirio dovermi mettere lì a spostare tutta quella roba a fare sto Shanghai qui. Spero che vi piacciono anche le nuovo set luci e anche l'effetto che verrà fuori. A fine video vi lascio anche le immagini col prima e con il dopo per quanto riguarda la resa, che poi andrete a vedere voi nei video, ok? E basta, io più che sperare che il video vi sia piaciuto un po', posso veramente fare altro. Vi ho voluto portare con me in questo change abbastanza fondamentale, e via ragazzi, ci vediamo alla prossima e che lo svapo sia con voi. Ciao a tutti.